Buonasera a tutti e tutte, benvenute al quarto incontro di Genitori da Favola, dedicato stasera alla coerenza educativa. Siamo nell'ambito del progetto Storie Cucite a Mano. Questa sera abbiamo il piacere di avere con noi la dottoressa Marcella Depra. Ve la presento brevemente, è una consulente educativa familiare, nonché mediatore professionale e didatta certificato AICQ. Dal 2018 opera come libero professionista e precedentemente esercitato sia nel privato che nel pubblico, nell'area della famiglia e minori, avviando nel territorio diverse esperienze pilota per la Regione Veneto, di cui è stata consulente dal 1998 al 2015. Dal 1997 è consulente tecnico d'ufficio del Tribunale di Belluno nelle cause di separazione e divorzio. Nel 1998 ha fondato e coordinato Spazio Incontro, servizio pubblico dell'URSS Dolomiti specializzato nella consulenza e nel sostegno alla genitorialità. Quindi, Marcella, sei specializzata in relazioni familiari anche conflittuali, quindi stai proprio a pennello con il tema di questa sera. E quindi partirei proprio da questa domanda: ma che cos'è questa coerenza educativa e perché è così importante, diciamo, nella crescita del bambino? Intanto ringrazio l'associazione, ringrazio anche questo progetto, mi piace molto l'idea Genitori da Favola, un po' anche perché credo molto che fare i genitori è un po' costruire una favola e quindi da questo punto di vista è proprio, come dire, molto, molto azzeccato. Mi sembra azzeccato anche il fatto di questo titolo. Costruito a degli incontri online, a degli incontri che in questo momento sono sempre dei momenti preziosi per i genitori, un po' perché anch'io ho fatto l'esperienza, come tutti, durante il lockdown, di ascoltare, di aver avuto l'opportunità di ascoltare magari colleghi oppure altri, insomma, esperti che in altri modi magari non si possono, come dire, diventa più complicato. Perché hai le questioni di tutti i giorni e penso ai genitori che hanno anche le situazioni da dover gestire tra tempo, lavoro, tempo famiglia, eccetera. Per cui è uno spazio interessante. È anche uno spazio interessante perché se invece che, come dire, se ci si lascia ascoltare, se ci si lascia accompagnare dalle voci e anche dai riflessi che poi queste voci che dialogano hanno dentro di noi, beh, forse. Come dire, questo può centrare anche molto col tema di questa sera della coerenza educativa. La tua domanda, Ilaria, è una domanda da milione di punti, no? Perché in tanti anni di esperienza ho sempre sentito i genitori che parlano, questo è un tema fondamentale, uno dei temi ricorrenti proprio anche nelle stanze di consultazione, ma nei gruppi dei genitori, in tutte le occasioni è un tema coerente. Perché quando hai in mente, come dire, l'idea della coerenza, come dire, le prefigurazioni che arrivano sono quelle, adesso c'è qualcuno che ci dà le risposte su come dobbiamo fare. E io credo invece che il tema della coerenza educativa ci riporta a un'altra dimensione, una dimensione che è proprio la dimensione dell'essere genitore, del mestiere di genitore, del fare il genitore. E quindi è una dimensione che non ha tempo. Non ha tempo perché inizia ancora quando una coppia incomincia a pensare all'idea, no, di poter avere un figlio e poi va via lungo tutta la crescita, tutti i momenti di crescita del bambino. Perché parlare di coerenza rischia un po' di essere qualcosa che ingabbia, no? Si prende, si fa in un certo modo e si va in quella direzione. Quando invece parlare di coerenza significa pensare all'educazione, significa pensare all'educazione, significa pensare alla relazione. Quindi è un po' pensare proprio alla dimensione dell'essere genitori. Quindi parlare di coerenza significa anche parlare di dimensione affettiva, di relazione, di vicinanza, di distanza. Insomma, di tutto quello che succede e che accade alle persone intanto che sperimentano la quotidianità con il proprio figlio, che non è, come dire, che è una dimensione di reciprocità.
E quindi ciò che succede all'adulto e ciò che succede al bambino, le idee che l'adulto ha rispetto a se stesso, rispetto alla sua vita, rispetto a quello che dovrebbe essere la dimensione relazionale con il proprio figlio. Quindi un po' l'idea della coerenza richiama proprio alla storia delle famiglie. Quindi, Ilaria, è un tema che è ampissimo, è un tema che ha bisogno, credo anche, che sia importante rispetto a questo tema, come dire, darsi dei passaggi, come dire, un po' accompagnarci durante questa chiacchierata che mi hai proposto, per un po' mettere lì dei punti, delle parole chiavi, ma anche delle dimensioni affettive ed emotive che possono dare agli adulti la possibilità di trovare e di pensare a come per loro, coppia genitoriale, e anche come persona, quindi come mamma e come papà, poter immaginarsi che cos'è questa coerenza genitoriale. Quindi il primo passo passa proprio da che cos'è coerenza per me, in che cosa devo essere coerente, in che cosa voglio co essere coerente, in che cosa mi aspetto di essere coerente, e poi da lì si procede. Allora, credo che il primo passo rispetto alla coerenza educativa è che cosa immagino io, come mi immagino io genitore. Un po' come mi immagino questa dimensione di famiglia, cosa immagino, cosa sento rispetto a me come persona, ma soprattutto è che cosa sento io rispetto a me come figlio. Quali sono i miei ricordi nella mia storia di figlio? Perché è da lì che partiamo tutti quanti, no? Ognuno di noi ha questa dimensione di essere stato, è stato figlio. Ma l'esperienza di stato figlio è stata un'esperienza in cui come figlio stavi con la mamma, con un papà, con i nonni, in una dimensione di familiare. E quindi lì io mi sono fatta delle idee anche sulla incoerenza o la coerenza dei miei genitori, che poi sono diventati anche rispetto al mio stile di vita come adulto, l'ambito, la modalità di essere io coerente o incoerente rispetto a delle cose. Per cui dare valore ad alcune cose, non darle ad altro. Certo che però quando questo, come dire, io, ognuno di noi con la propria esperienza da questo punto di vista, poi incontra l'altro, è l'altro ha un altro stile di vita, ha avuto un'altra esperienza, e quindi anche il tema della coerenza e dell'incoerenza richiama un po' a quella che è stata la sua idea, il suo vissuto all'interno della sua famiglia, ma anche il suo vissuto poi nelle varie le relazioni, o come si è un po' alla volta, a fronte dell'esperienza vissuta, si è rappresentato un po' il mondo, la vita, le relazioni. Certo che quando poi un uomo e una donna si mettono insieme, è chiaro che tutto questo non è che parte da zero, noi ce l'abbiamo dentro, no? Partiamo da una dimensione, è come se ognuno di noi fosse in qualche modo, rappresenta in qualche modo nella vita del quotidiano, ma un'esperienza gruppale che ha avuto internamente, che è l'esperienza familiare. L'esperienza familiare fa parte del nostro DNA cellulare, dico sempre. In queste cellule, proprio l'esperienza che noi abbiamo vissuto, le idee che noi ci siamo fatte all'interno della nostra famiglia, poi si ricombaciano, come dire, si intrecciano, si rimescolano quando poi ovviamente incontriamo qualcuno. E quando poi, come dire, ci apprestiamo, decidiamo, diventiamo a nostra volta persone che generano altre vite, quindi in una dimensione che dà continuità alla vita. Allora, credo che tutto questo rispetto alla coerenza, come dire, richiama da una parte un insieme di emozioni e di valori emotivi e che riguardano il nostro essere, che riguardano le nostre esperienze e quindi riguardano le nostre rappresentazioni, da una parte. Dall'altra parte c'è un aspetto molto più concreto, che è quello quotidiano, è come tutto questo noi lo decliniamo, lo facciamo diventare concretezza con il nostro bambino. E lo accompagniamo nelle varie fasi della sua crescita, per cui un po' incominciamo anche a dire che
Guarda Giovanni, che io l'ovetto Kinder non te lo do mica prima del pranzo, perché a casa nostra funziona così. Ma perché? Perché capisci che in quel momento quella coerenza diventa una coerenza sana da un punto di vista dell'alimentazione, ma anche un significato educativo. E quindi proprio l'intreccio tra ciò che fa parte anche di buone e sane abitudini, ma anche con il significato che quelle buone e sane abitudini possono avere, allora quello diventa un po' la coerenza. Ma la coerenza è una parola complicata perché rischia di essere qualcosa che assomiglia alla rigidità, e allora se è rigido è qualcos'altro che non la co da coerenza. Allora i genitori dicono: ma se con me non mangia, se io non gli do l'ovetto Kinder e poi dai nonni mangiano l'ovetto Kinder o la caramella o qualsiasi merendina, allora poi quando tornano da me io mi trovo in difficoltà. Certo, ma non è quella la difficoltà, perché ognuno, in fondo, come dire, l'ambiente dei nonni è l'ambiente dei nonni, l'ambiente di casa è l'ambiente di casa. E il fatto dei bambini che possono avere più spazi anche, no? Hanno più spazi di riferimento, mi aiuta molto anche a capire la differenza, che è un'altra parola chiave insieme alla coerenza educativa, no? Perché aiutarsi come genitori a riconoscere le proprie differenze, a riconoscere le proprie sintonie e anche offrire ai bambini la possibilità a loro di dare le differenze. E si diventa grandi per differenze, non per uguaglianze, perché l'uguaglianza è un po' qualcosa che non ti aiuta a pensare, ma non ti aiuta neanche a capire che cosa vuoi tu, e soprattutto se la guardiamo dal punto di vista di un genitore, aiutare a capire i sì e i no, no? La coerenza ha a che fare con i sì e i no. Quindi aiutare i genitori, aiutare i propri figli a capire quando è possibile e quando non è possibile, aiuta a dare una gamma di sfumature. E allora non sono i colori rigidi quelli che sono, come dire, i colori danno visivamente, no? Un'immagine, ti danno l'idea. Ma poi, oltre a quello, diventa importante vedere le sfumature, perché altrimenti i colori, se sono rigidi e non possono mai, a volte servono, devono essere netti. E allora c'è la coerenza. Rispetto anche alla salute dei bambini, no? Le situazioni di pericolo, in cui il messaggio è chiaro. Allora, lì il colore deve essere bello nitido, ma a volte ci sono delle sfumature. E sfumature non significa, come dire, debordare e sfocare le cose, ma riuscire a capire quando il rosso può essere anche un rosso con un granellino di qualcosa di bianco, oppure se il rosso deve restare rosso. Ed è chiaro che questo, come dire, interroga soprattutto oggi, e credo che questo periodo poi rinterroghi ancora di più i genitori, no? Che si trovano in difficoltà a dover gestire dentro spazi anche limitati la quotidianità con i bambini. Ma credo che, ecco, un po' queste parole che stiamo, come dire, sulle quali stiamo mettendo il focus, ci richiamano proprio a questa dimensione della relazione, di che cos'è la relazione genitoriale, di che cosa vuol dire stare a fianco dei propri figli, che cosa vuol dire aiutarli a crescere e nello stesso tempo anche riconoscere come si stiamo noi adulti in questa relazione. La tua risposta mi ha stimolato la riflessione su due termini. Prima dicevi, cerchiamo di mettere dei sassolini, dei termini, insomma, che ci guidino in questa riflessione su un tema che è complessissimo e molto ampio. La prima parola che mi hai un po' stimolato è la consapevolezza, perché dicevi appunto che ogni persona porta emozioni e valori emotivi. Dietro ai propri comportamenti e che riflettono un vissuto di cui però molto spesso non siamo consapevoli. E questo a volte, questa inconsapevolezza forse ci rende un po' rigidi su alcune posizioni o un po' incapaci di accettare delle sfumature. E l'altra, che non hai citato ma me l'hai stimolata, è il conflitto sul tema della differenza. Beh, la parola
sia consapevolezza che conflitto hanno molto a che fare con la relazione, no? Le nostre relazioni amicali, insomma, a tutti i livelli, relazioni di lavoro, relazioni familiari, relazioni di coppia, hanno a che fare molto con con queste due parole, la consapevolezza di ciò che stiamo vivendo e il fatto che le relazioni non sono un divenire sempre, come dire, modulato in un'onda che è sempre uguale. L'onda è un'onda in cui, come dire, come succede al mare, l'onda a volte è leggera, ma poi ci possono essere anche, come dire, delle ondate che sono impetuose, fino ad esserci un mare burrascoso. Ma di per sé questo non è, come dire, no, non è foriero di negatività, no? Perché un pochino ci troviamo tante volte a immaginare che dobbiamo essere felici, no? L'idea della felicità è un'idea di fondo, per cui la consapevolezza con il conflitto confligge molto con la felicità, mentre tutto quello che noi, di cui stiamo parlando ha a che fare invece proprio con la quotidianità, con la consapevolezza, con la differenza, con la fatica. Mi verrebbe da dire anche che ha a che fare molto con la parola fiducia. Ed è la fiducia nella possibilità, ad esempio, no? Parlando di questi due termini, consapevolezza e conflitto, in quella che è nella dimensione della relazione educativa. Beh, se posso immaginare che un po' alla volta io adulto divento consapevole, perché forse la differenza è molto grande, la cosa come dire, un aspetto fondamentale nella relazione con i cuccioli, e non solo con i cuccioli, che siano i bambini che siano i piccoli appena nati, che siano i bambini che crescono, che siano gli adolescenti, ma che siano i figli anche grandi. Una cosa fondamentale è di essere consapevoli di sé stessi. Ma in termini, come dire, la consapevolezza è un gradiente. È un gradiente che tante volte noi più il più delle volte rischiamo di agire che non, come dire, un po' di pensarlo, no? Un po' di immaginarlo. Perché? Perché tendiamo a fare le cose subito, no? Si tende a fare, si tende a controllare, si tende a tenere un po' a bada. E credo che a volte teniamo a bada proprio noi stessi facendo questo, no? Teniamo a bada quelle che sono delle idee, teniamo a bada quello che è, come dire, un'idea fissa. Teniamo a bada un punto di vista, teniamo a bada un modo di fare, perché è così e basta. Allora, o è così e basta, o a volte diventa che le cose devono andare in quel modo perché così io sono felice e sto bene. In realtà il quotidiano è fatto di altra cosa, no? La consapevolezza è di un quotidiano in cui ha una gamma come dire, di variabili, ha una gamma di note il quotidiano. E forse la prima cosa, la cosa più complicata e la cosa più difficile sempre per ciascuno di noi è quello di non modulare queste gamme guardando fuori e quindi guardando all'altro, anche se è tuo figlio, ma è un po' modulare tutte queste cose guardando all'interno, quindi guardando e ascoltando noi stessi, quindi dandoci un po' di tempo per ascoltarci, perché io penso che non esiste un genitore nato perfetto. Forse quando i nostri figli saranno, quando i figli saranno grandi, potremmo dire, abbiamo fatto un po' un buon lavoro. E strada facendo ci saranno i momenti in cui ci si potrà dire abbiamo fatto un buon lavoro e dei momenti in cui si è in difficoltà. Ma perché? Perché è così la relazione. Perché si è, come dire, ci sono i genitori, dicevamo prima, no? La coppia quando si incomincia, quando genera un figlio, è già portatrice, come dire, di storie gruppali dentro. E quindi quando nasce quel bambino non è che c'è un uomo e una donna, ma ci sono tutte queste storie, no? E quindi la consapevolezza è questa, fondamentalmente, poter un po' accedere a una consapevolezza che richiama la nostra storia. E avere un richiamo della nostra storia e poterci dare questo spazio è una ricchezza e quindi è una grande opportunità. Io ricordo tantissimi anni fa un mio professore. Il mio professore diceva, avere un figlio è un'opportunità, e si diceva fra noi che stavamo imparando, ma cosa vuol dire un'opportunità? È un dovere, è una responsabilità? No, è l'opportunità, perché i figli offrono in qualche modo ai genitori la possibilità
di riattraversare un po' la propria storia. Certo che riattraversare la propria storia non sempre, come dire, non sempre è facile, no? Ci sono parti della nostra storia che sono complicate, ma riconoscendole, e un po' riprendo un po' la parola che avevi tu, Ilaria, acquisendo tracce di consapevolezza di quella storia e quindi darsi un po' di tempo per fermarsi, fare un po' di silenzio dentro di noi. E silenzio è proprio lasciare lì, stare lì in modo che qualcosa accada e provare a dire sì, quello che quel silenzio possa emergere. Allora, questo permette intanto a noi stessi, quindi permette agli adulti, permette ai papà e alla mamma, prima di tutto di avere un po' di fiducia in se stessi e di comprendere un po' se stessi, perché comprendere un po', diciamo, quella parte emotiva interna, comprendere un po' quel bambino interiore, e comprenderlo significa ascoltarlo e quindi non dargli né automaticamente ragione, né dargli automaticamente torto, né dire che non va bene, né dire che, ma provare a dargli parole. Allora questo bambino interiore che ha parole e lasciare a noi stessi come adulti la possibilità di dialogare con noi stessi, al nostro interno. Questo sicuramente aiuta intanto noi, intanto aiuta l'adulto, aiuta l'adulto a non andare in automatico. Perché forse la cosa più complicata nella relazione con i figli è andare in automatico, a volte perché si ha paura, a volte perché si ha fretta, a volte perché, come dire, si è anche arrabbiati, a volte perché i bambini fanno arrabbiare. Quindi sfatiamo alcune cose che con i bambini bisogna avere, certo che bisogna avere pazienza, ma è la pazienza del confronto, la pazienza dell'ascolto, ma che è altro dalla pazienza, dal non dovere per forza essere pazienti. Essere paziente è un po' una qualità perché ti metti là, ti fermi e stai ad ascoltare. Ma altro è che se è un bambino che fa i capricci, oppure è un bambino che insiste, no? Non voglio fare i compiti, oppure quando è grande magari dice adesso io esco e faccio quello che voglio. Beh, insomma, lì ci sono forse delle situazioni in cui l'autorevolezza, la possibilità di dire no, è un no importante, è un no che dà fiducia. È un no che dà fiducia perché dall'altra parte quel bambino, quell'adolescente, quel ragazzo sente che c'è qualcuno che ha una posizione e che ha una posizione che si può discutere, ma è una posizione chiara, che è la cosa più complicata, no? Perché essere chiari significa aver immaginato che c'è un'idea e che non è un sì o un no perché non si faceva o perché si può fare, è un sì o un no che dice, ma guarda. Io come genitore o noi, come più delle volte è noi come genitori, la pensiamo in questo modo. E certo che è così a casa nostra e che negli altri non sarà così. L'uso dei telefonini oggi, l'uso dei computer, cioè tutto il mondo multimediale è un mondo che crea delle discussioni e mette in difficoltà i genitori man mano quando diventano più grandi, perché gli altri lo fanno. E quindi è un po' un aderire a delle cose che come dire, passano. E rischiano di passare, ma non perché c'è una convinzione, è perché c'è un'adesione, come dire, automatica. Ecco, io credo che forse la cosa più complicata nella relazione educativa è dare le cose per scontate, per automatico, perché non lo sono assolutamente. E il conflitto fa parte della relazione. E confliggere significa che lì ci fermiamo un po' di più e che il mio punto di vista è un punto di vista che sostengo e che posso magari in qualche modo negoziare. Allora, il conflitto genera conoscenza, genera relazione. Quando diventa la possibilità poi di negoziare o di trovare delle soluzioni diverse. Mi hai di nuovo stimolato su due parole, il sostare nella situazione, nel conflitto, nella sfumatura, nella mediazione, e l'altra è la chiarezza, che trovo anche una parola molto importante. E poi un pensiero che facevo mentre parlavi è... come dire, cosa succede quando utilizziamo il nostro potere nella relazione educativa in maniera strumentale? Tu hai avuto a che fare anche con molte famiglie disfunzionali in varie forme, no?
per guadagnarsi l'affetto dei figli, perché si è in guerra con l'altro coniuge. Questo che impatto ha sui nostri bambini? Allora, è un tema molto delicato e mi verrebbe da dire che rispetto a questo tema sarebbe davvero molto importante che ci si potesse un po' immaginare e rappresentare dalla parte dei bambini, dalla parte dei figli. Io penso questo, che nessun bambino, nessun figlio è in grado e sente di poter scegliere tra uno e l'altro dei genitori. Non lo vuole fare, non lo può fare, non lo vuole fare. E il rischio è quando, come dire, succedono queste situazioni che mostrano, no, la sofferenza della coppia, mostrano la sofferenza delle persone. È un po', come dire, un meccanismo rispetto al quale poi cerchi di trovare appoggio in un figlio per in qualche modo avere il conforto che tu hai ragione. Un po' perché forse che con l'altro, con il partner, sì, con l'altro le cose come dire, sono diventate così gravi che sono intolleranti. E questa intolleranza è un'intolleranza che, come dire, invade un po' tutti i campi. Allora, il problema nelle situazioni dove papà e la mamma non vanno d'accordo, dove i genitori si separano, non è tanto che la storia sia finita, no? Perché le storie finiscono, ma è qualcosa di diverso. È qualcosa di diverso che ha a che fare invece con la possibilità di immaginare che se anche le storie finiscono, i figli continuano ad aver bisogno di noi. Allora, lì, come dire, apriamo però il campo della fatica individuale, dell'impossibilità di distinguere qual è, come dire, il motivo per cui l'altro non va più, l'altro non funziona più, con l'altro io non vado più d'accordo, con l'altro non voglio continuare una storia amorosa, dalla possibilità invece di dire che quei nostri figli, quel nostro figlio ha bisogno di noi. Allora, forse la difficoltà è proprio questa, immaginare che quei figli hanno bisogno di noi. Stamattina un bambino di 9 anni mi diceva: io non posso scegliere fra il papà e la mamma, ma loro continuano a litigare. E stare dentro casa per me è un inferno. L'unica cosa che mi piacerebbe, l'unico desiderio che io avrei è stare un po' da solo. E io ho chiesto: ma che cosa vuol dire stare un po' da solo? Stare fuori con i miei amici e non stare con loro, perché loro litigano e il problema è il litigio. E quindi nel litigio poi dico, mi aggiungeva, ma poi mi stanno con me il papà e la mamma. Il papà mi porta al cinema, la mamma mi porta a fare la passeggiata, ma mi chiedono con chi vuoi stare? Col papà o con la mamma? E questa cosa per me è impossibile. E mi diceva: per me è un inferno. Allora, tutto questo per dire che cosa? Per dire che l'essere genitori è un po' quello che abbiamo detto dall'inizio, no? Essere genitore è un'esperienza in divenire, è una relazione in divenire, ma è una relazione nuova e altra rispetto alla storia della coppia. Ovviamente si intrecciano, no? La storia di coppia si intreccia con la storia genitoriale, perché è la coppia che dà vita alla famiglia. Ma quella famiglia lì poi si chiamerà per sempre famiglia. Si chiamerà sia famiglia se tutti continueranno a stare insieme perché be stanno bene insieme, ma sarà qualcos'altro. Continuerà ad essere famiglia anche se quella coppia, il legame di coppia non avrà più. Allora forse la generatività che si dice quando una coppia diventa papà e mamma è una coppia che genera. Io credo che quel valore lì, quel valore generativo, è un valore rispetto al quale, come dire, ci può essere davvero un sostegno, no? Ci può essere un riconoscimento. Allora credo davvero che ai papà e alle mamme fin dall'inizio, no, hanno bisogno di spazi di ascolto, hanno bisogno di luoghi dove poter incontrarsi o di persone o di professionisti che possano stare ad ascoltarli non dal punto di vista dei suggerimenti o, come dire, di definizione di quelli che possono dare delle idee rispetto alla crescita, delle teorie rispetto alla crescita dei bambini.
ma soprattutto ad ascoltare che cosa c'è in quel papà e in quella mamma che magari crea quel momento di distonia, no? Quel momento per cui non ci si sente fluidi, perché lì c'è la risorsa. Allora, un po' come dire che quando ci si sente in difficoltà, la cosa più importante è provare a chiedere aiuto, perché l'aiuto a volte è quell'aiuto che aiuta a ricomporre, a rialleggerire, a ridare, come dire, fiducia, a ritrovare quella fiducia che è fondamentale per l'esperienza della crescita dei propri figli e per restare genitori. Grazie Marcella, io mi fermerei qua per il momento, per la diretta. Ricordo a chi ci sta seguendo su Facebook che è possibile ancora unirsi al gruppo di discussione che adesso seguirà appunto chiuso con la nostra esperta e che il prossimo appuntamento sarà fra 2 settimane e 3 giorni, perché al posto di lunedì 24 sarà giovedì 27, quindi vi terremo aggiornati sul prossimo appuntamento dedicato alle nuove tecnologie. Quindi intanto ci salutiamo e grazie di averci seguito. Grazie Ilaria, grazie a tutti di essere stati con noi.